palazzo di seconda serie conservato al museo fu il primo in servizio commerciale e ci restò fino al 1972. Fu costruito negli USA, New York, nel 1949 dalla American Car e General Electric sotto la direzione dei sopradetti ingegneri spagnoli. Suggestivo e confortevole il moderno, per l'epoca, salottino panoramico. Motrice 350-02, 60 tonnellate, due motori Maybach MD320, 140 all'ora. Questa Beldwin fu costruita a Bilbao nel 1928 per le Ferrocarriles Andaluces ed è la macchina che sabato prossimo effettuerà uno speciale Madrid-Aranjuez, il tren della fresa, nelle fragole cioè. Prima di continuare, un'occhiata all'esterno, oltre la grande vetrata mobile col diesel 10825, nome Yeye, anno 1968, motore Caterpillar da 1065 cavalli, costruzione Babcock e Wilcox. Tipico locomotore da manovra, costruzione macchinista terrestre e marittima di Barcellona, nei suoi colori originali. Noticina, tutto il museo è nello scartamento iberico delle linee tradizionali, cioè scartamento largo spagnolo. Nato così per esigenze militari, gli spagnoli ricordavano ancora l'invasione napoleonica. Lo scartamento largo alle origini era 1674 mm, poi uniformato ai 1668 di oggi. Compound per la Compagnia del Nord, costruzione Société Alsacienne, anno 1912, una delle 45 della serie, impiegate su linee con difficoltà orografiche, come la Cordigliera Cantabrica o nel Guadarrama, tra Madrid e Ávila. La 162 Renfe, serie 590, un autobus a su rotaie ex norte, costruzione MMC, material mobile, costruzione de Saragossa. Poi, come dicono qui, reformata, ristrutturata nel 1955 e ritirata dal servizio nel 1963. La 404, serie 590, costruzione CAF, costruciones y auxiliar de ferrocarriles, anno 1935, grande e potente automotrice. Ristrutturata, poi ritirata nel 1972. Ex MZA, diesel da 210 cavalli, costruzione macchinista terrestre e marittima a Barcellona, anno 1935. Questi furono i primi diesel da manovra sui binari spagnoli. Il TAF 9522, uno dei 50 treni automotor Fiat, consegnati fra il 1952 e il 56, già con aria condizionata a partire dal treno 11, 505 cavalli, 120 all'ora, 64 posti a vettura. Dislocati sulla Madrid-Portbou e sulla Madrid-Barcellona, circolarono fino al 1980, il loro declino con l'avvento dei treni Talgo di terza generazione. Così finirono l'Estrella de Bobadilla e la Ruta della Plata. Questo bestione della Renfe ha il gentile soprannome Marilyn,
che arrivava dal Nord America o per il suo particolare dondolio nelle curve? È un Alco, classe 316, modello DL500, anno 1955, due carrelli a tre assi, motore a quattro tempi, 1500 cavalli, 120 all'ora. È una locomotiva monocabina, una particolarità di questa prima serie che arrivò in Spagna. Fu in servizio fino al 1978. Prototipo costruito in Inghilterra per la Yorkshire Company nel 1962. Al 66 alla Renfe, motori Rolls Royce e trasmissione idraulica, ritirato dal servizio nel 1986. Tipo V200 questa 340 anno 1967, le 32 loco di questa serie 4000, le prime 10 Kraus Maffei, le altre Bud e Wilcox, rimasero in servizio solo 18 anni. Motori Maybach da 4000 cavalli che diedero appunto il nome alla serie e trasmissioni McHydro, ahimè, la fonte dei loro tanti problemi. Tipica loco francese, costruzione Alstom, anno 1963. La prima, con tre sorelle, locomotiva elettrica bitensione in Spagna, 1500-3000 volt corrente continua. In servizio solo 13 anni, fino al 1976, poi accantonata per i tanti problemi alle innovative parti elettriche. Nome, la baniera, la vasca da bagno, per la sua forma arrotondata. Erano 24 macchine costruite fra il 1944 e il 1950 da Macosa e Secheron. 2400 cavalli, 99 tonnellate, 100 all'ora. Circolavano sulle linee da Madrid ad Avila e Madrid-Segovia, quella 1500 volt corrente continua, ritirate dal servizio nel 1978. Impressionante bello il coccodrillo spagnolo, Brown Boveri, Oerlikon, CAF, anno 1944, una delle 12 loco per le prime linee elettrificate in Spagna, Madrid-Avila e Madrid-Segovia. Queste macchine avevano 2580 kW con 6 motori, a 1500 volt di tensione. Così circolarono su quelle linee solo fino al 1967, quando avvenne il cambio di tensione ai 3000 volt corrente continua. Terminarono la loro carriera nei Paesi Baschi nel 1976. La 7301, prototipo di loco elettrica per la Norte, nome di battaglia La Leona, la regina delle prime loco elettriche articolate, lunga ben 25 metri. Massa di oltre 155 tonnellate, rodiggio 2332, 2294 kW a 1500 volt corrente continua. Servì da prototipo appunto per i coccodrilli serie 7500 che abbiamo appena visto. Cavallo di battaglia dei ferrovieri di Irun sulle impervie linee basche. Fu costruita nel 1931 da Metrovic e Società de Spagnola de Construcción Naval, cioè una macchina ispano-inglese. Questa è la Paloma, la Colomba, progetto Westinghouse Baldwin, prototipo del 1931, costruito dalla Società de Spagnola Construcción Naval. Fu in servizio sulle linee verso le Asturie fino agli anni 50, poi su quelle verso Santander e la Catalogna, ritirate dal servizio nel 1976. La 6005 della Norte fu costruita nel 1923 dalla Alco, American Locomotive and Company.
Fece servizio fra le montagne delle Asturie fino agli anni 50, poi fra Oviedo, Trubia e Tovar de los Vados. Fu ritirata nel 1978. La numero 3, Andalus, anno 1911, fa parte della prima serie di loco elettriche della Spagna, costruita per la Linares Almería, nel sud della Spagna, fra le più che impervie Sierra Nevada e Sierra del Garora. È una locomotiva trifase, dotata di una sola cabina. Restò in servizio fino al 1966, quando il trifase in Spagna venne soppresso. Ora una Mikado 141F, una delle 217 di questa serie, totalmente costruita in Spagna da Macosa, Material y Construcciones Societat Anonima, su licenza inglese. Anno 1957, prestò servizio fino alla fine della trazione a vapore in Spagna nel 1975. Questa foto dall'alto per mostrare le prime tre file da sinistra che abbiamo finora visitato. Ora ripartiamo a fondo tettoia con la quarta fila alle loco a vapore. Grande Confederation, rodiggio 242, diametro ruote motrici 190 cm, alimentazione a nafta, lunga quasi 27 metri, 167 di massa reale in servizio, ben 4.226 cavalli di potenza, la più potente forse in Europa. Questa è l'unica sopravvissuta di una serie di 10, l'unica anche che fu in livrea verde.